Un saluto a tutti gli amici di Libro.com, siamo sempre qui all'interno della fiera. Ci troviamo questa volta nello stand di Alcatel One Touch. Stiamo vedendo i nuovi prodotti, quindi l'Hero 8 e l'Hero 2 che vedremo poi nel prossimo video. Ci soffermiamo quindi sul tablet, si chiama Hero 8 proprio perché appunto è un tablet da 8 pollici. Abbiamo qui, vi stiamo qui per mostrare anche due interessanti cover che vengono vendute separatamente da questo prodotto, ma che appunto dispongono di funzionalità interessanti. La prima è questa, che potrebbe inizialmente apparire come una semplice cover che abbiamo molto spesso visto su altri dispositivi, quindi che quando si chiude spenge lo schermo e quando si apre accende lo schermo. In realtà, nel momento in cui questa cover è chiusa e noi premiamo il tasto di accensione, ci viene mostrata l'ora o eventualmente le varie notifiche che abbiamo appunto ricevuto sul nostro tablet. Se noi la stacchiamo invece, facilmente staccabile, ci sono dei pin appunto che sono posti anche qui sul tablet, quindi ovviamente c'è il magnete, ma questi pin collaborano tra cover e tablet in modo tale da mandare ulteriori informazioni. Provando quest'altra cover, che come vedete invece non ha i pin che ha quest'altra cover, è un semplice aggancio appunto con il magnete. Nel momento in cui chiudiamo la cover il dispositivo viene spento, e se noi invece andiamo ad accenderla, nel momento in cui noi andiamo ad accenderla ci vengono mostrate appunto le notifiche, l'ora e questo sfondo che noi possiamo preimpostare. Quando l'apriamo ovviamente appare il nostro tablet vero e proprio. Appare molto evidente subito questo schermo da 8 pollici con risoluzione 1920x1200, una RAM a bordo di 2 GB accompagnata da un processore octa-core da 1.7 GHz. Per quanto riguarda la memoria RAM e la memoria ROM, quindi lo storage interno, abbiamo 16 GB espandibili, mentre per quanto riguarda il modulo presente a questo interno abbiamo una batteria da 4060 mAh, che quindi dovrebbe garantire un'autonomia media, considerando la tipologia, il polliciaggio insomma di questo dispositivo, e l'autonomia che solitamente tablet di queste dimensioni assicurano anche di altri brand. Per quanto riguarda la caratteristica estetica, ci troviamo di fronte ad un dispositivo che dovrebbe essere totalmente in metallo nella parte posteriore, a parte questa piccola parte qui che sembra essere gommata in plastica. La parte anteriore ovviamente è fatta in vetro. Per quanto riguarda lo spessore, devo dire che è molto fino, sono 7.3 mm, mentre per quanto riguarda il peso siamo su circa 310 grammi, per cui non eccessivo. La fotocamera posta sul retro, che è anche dotata di LED flash, è da 5 megapixel, mentre quella anteriore, per scattare autoscatti o per fare videochiamate, è da 2 megapixel. Ovviamente integrato il GPS e funzionalità come il DNLNA, Miracast e quant'altro, Bluetooth 4.0 e Wi-Fi ABGN, quindi tutto quello che si può chiedere. Ultimissima cosa, ovviamente ultima versione di Android montata al suo interno, per cui la 4.4 KitKat. Per ora dallo stand Alcatel è tutto. Un saluto per Libro da Carlo Maria Fabianelli.